Salve a tutti ragazzi, è da poco che non ci sentiamo. Quest'estate non ho fatto video perché avevo talmente tanti agrumati o profumi freschi da farvi sentire che poi alla fine l'imbarazzo della scelta e il poco tempo, diciamo, l'hanno avuta vinta. Oggi vi parlo di un profumo che ci viene offerto per fare questa recensione dal gentilissimo collega e amico Cesare, che altre volte mi ha sostenuto anche perché è un bravissimo videomaker, oltre che un bravissimo musicista. Allora, questo profumo, come mi ha sempre tra l'altro spiegato lui, è un profumo che alle ragazze piace un sacco. E ovviamente qui ci sta anche la memoria olfattiva, perché già è un profumo che comunque è nato dopo il 2000, però tra l'altro non mi ricordo esattamente l'anno, mi pare 2005. Però in ogni caso, al di là dell'anno esatto, comunque alcuni padri di alcuni l'avranno messo, perciò già è considerato un profumo da padri, ecco. Però io che comunque... cioè, per me è moderno, per me che seguo la nicchia e i profumi più classici. Allora, le note sono quelle dichiarate soprattutto da Fragrantica, perché poi magari il sito dice altre, ma Fragrantica cerca di beccare quelle che sono più percepite dalla comunità di appassionati. Sono pompelmo, coriandolo, basilico, poi nel fondo zenzero, cardamomo, fiore d'arancia e poi no, nel fondo, nel cuore, poi nel fondo invece ambra, tabacco, eccetera. Allora, questo profumo nacque prima con Mode Toilette, appunto nel 2005-2008, non mi ricordo. Dopodiché diciamo, uscì poi anni dopo la versione più concentrata, che è Eau de Parfum. In questo caso non hanno voluto cambiare le note, perché è un grande classico che hanno voluto lasciare incorrotto, anche perché forse l'IFRA e le norme europee non hanno ostacolato su alcune note e perciò materie prime, di conseguenza, ancora prima. E sta di fatto che la concentrazione potrebbe aver anche cambiato leggermente il bilanciamento. Magari si sentirà più la parte speziata, un po' più la parte dolce, ma poca differenza, perché comunque l'apertura rimane abbastanza fresca. Infatti l'apertura di pompelmo, basilico e coriandolo è quello che mi piace di più. Perché sì, ok, è moderna, ma è anche fresca. È qualcosa che per me è molto elegante, secondo me alle donne non può non piacere, in effetti. Ora, la parte più negativa è che, anche se è dichiarato il tabacco, qualcuno addirittura dice che si senta un po' l'effetto sigaretta. A me che piace tanto il tabacco, capisco che qui il tabacco non c'è, ma questa bomba d'ambra, perché l'ambra è forse la nota predominante alla lunga, l'ambra insieme a questa nota di tabacco, non so quale molecola abbiano usato, ma comunque generica, e poi il cedro potrebbero dare un effetto affumicato e per quel tempo, quando è uscito come profumo moderno, poteva essere anche un po' innovativo. Però sinceramente io, per esempio, ho anche che precedente a questo Carolina Herrera For Men, ho apprezzato più quello, lo trovo più fresco, un po' più fougère quello, però comunque c'è da dire che l'apertura è buona. È un profumo che io considero sì ambrato, ma anche un po' burroso. Questa apertura io ci sento sempre un effetto un po' burroso. Ma burroso non nel senso di burro di iris e di note, ma nel senso che è molto piacevole, crea questa dolcezza che poi alla fine nell'accordo generale, pur non essendoci cumarina e vaniglia come tanti suoi simili, dà un po' quell'effetto, ok? Però non è neanche un profumo gourmand, diciamo, no? Il naso è Poge e ha avuto un grande successo. Lo consiglio, secondo me questo è un profumo molto versatile proprio a livello di età. Se lo mette un ragazzo la sera, come se lo mette un adulto la sera, per me va benissimo. Quando? Allora, l'apertura può essere anche per una sera estiva, però sicuramente dà il suo meglio in autunno e inverno, soprattutto pomeriggio sera. La mattina pure, quando è molto freddo, perché no? Però non è un profumo, nonostante l'eau de parfum, non è un profumo che persista molto. Perciò l'ha appena messo, si sente, poi dopo rimane sulla pelle, ma c'ha il suo fascino. Deve piacere il profumo ambrato dolce. Non stiamo parlando degli ambrati realistici o dei profumi di nicchia che puntano sull'ambra, è un accordo, insomma. Moderno, uomo moderno, vestito sia un po', magari non proprio sportivo, ma un po' più casual e anche più elegante, ma moderno. Lo raccomando ai giovani, ai miei cari alunni e ex alunni soprattutto. E spero di essere stato utile. Alla prossima!